stasera a Luigi Foschini, Buonasera. astrofisico dell'osservatorio astronomico di Brera, che ha scritto vari libri e presumo per il lavoro anche varie pubblicazioni scientifiche in inglese. Siamo qui intorno al libro La fisica del tempo, che è uscita nei primi del 2018. Poi daremo il riferimento in fondo all'intervista, in fondo al video, e in particolare questa via in cui, forse anche per la prima volta, confrontandosi con la cifrematica, con questa altra scienza della parola che viene d'accordo dalla psicanalisi anche di Freud, che l'ha inventata, e di Lacan, che l'ha anche parzialmente reinventata. Il tempo, quindi, non più come un continuo, ma il tempo come taglio, come in tutt'altra via, in tutt'altro modo, lo troviamo nell'elaborazione di Armando Verdignone e della ciframatica. Comincio con una domanda ingenua. Si ha quasi la sensazione che se noi partiamo dal tempo della fisica, non arriveremo mai a intendere il tempo della ciframatica. E ho anche la sensazione che partendo dalla ciframatica non arrivo mai a intendere il tempo della fisica, ma appunto oggi il tempo della fisica, come dire, è in trasformazione. Com'è? È lo stesso tempo? La pongo così semplicemente. Oggi il tempo è senz'altro uno dei temi di ricerca più affascinanti, perché fa parte poi delle grandi domande fondamentali degli esseri umani. E a livello di fisica, il tempo è un fattore critico, alla base dell'unificazione della relatività e della meccanica quantistica. Quindi sono emersi, negli ultimi anni si sono moltiplicati gli sforzi per cercare di capire, per cercare di accomodare, di elaborare una teoria di gravità quantistica che tenga conto sia della relatività che della meccanica quantistica. Io ho appunto scritto questo libro ispirato perché già negli anni 90, leggendo i libri di Verdiglione, Il giardino dell'automi in particolare, era venuto fuori questa definizione di tempo come taglio e mi aveva colpito perché appunto nella fisica c'è, in meccanica quantistica c'è un fenomeno particolare che è appunto la complementarità elaborata da Niels Bohr, secondo cui la materia e la radiazione si comportano sia come onda, come particella, ma mai simultaneamente. Quindi c'è appunto il tempo istituisce un taglio tra questi due diversi comportamenti, impedendo appunto che accadano allo stesso modo. Infatti John Archibald Wheeler diceva che il tempo è il modo che la natura ha per impedire che tutto accada contemporaneamente. Quindi, però appunto questa è una mia elaborazione, tanti altri invece proseguono strade differenti, c'è chi continua a pensare appunto al tempo come il tempo che passa, il tempo che scorre. C'è addirittura come Carlo Rovelli che dice che invece il tempo non esiste, anche se poi alla fine, comunque, cioè, dico, non esiste nel senso diretto, poi comunque
cioè, usano sempre definizione di movimento perché rimane la questione dell'evento, diciamo. Come? Rimane la questione dell'evento, cioè toglie, diciamo, dice il tempo non esiste, però l'evento esiste. Più che altro è che cioè, non è più, non viene più inteso come qualcosa di indipendente in senso newtoniano, che poi insomma il tempo di Newton è un po' il tempo del senso comune, cioè qualcosa che scorre in modo costante, uniforme, indipendente da tutto. In pratica uno sfondo su cui avviene la vita, i movimenti, gli eventi, cose così. Rovelli, ad esempio, invece dice che non, appunto non bisogna, noi non, osserv- non, abbiamo una, non osserviamo direttamente il tempo, ma osserviamo appunto come gli oggetti si muovono l'uno rispetto all'altro. Quindi, ecco, non c'è più un tempo inteso come sfondo, un tempo assoluto, ma è comunque un tempo relativo, perché bene o male gli oggetti si muovono, e quindi è un po' come anche un concetto simile aveva elaborato Julian Barbour, che ad esempio, perché per definire lo stato di una particella in meccanica classica, bisogna sapere la sua posizione, la sua velocità. E ovviamente per misurare l'una e l'altra si fanno delle misure a certi istanti di tempo. Poi nella meccanica classica si ipotizza che facendo due misure sufficientemente vicine, insomma, i cambiamenti eventuali non siano, siano trascurabili, e quindi possiamo considerarle simultanee, per cui abbiamo un punto dove c'è posizione e velocità. Quindi noi potremmo fare un grafico e mettere la posizione in funzione del tempo, possiamo fare un altro grafico e mettere la velocità in funzione del tempo, oppure possiamo fare un grafico dove c'è posizione e velocità, quindi ciascun punto non è più mostrato direttamente in funzione del tempo, ma è comunque... Indica comunque un qualche cosa avvenuto a un certo tempo. Quindi non c'è una rappresentazione diretta, ma è una rappresentazione, diciamo così, nascosta. Ma il tempo, con questo non è che il tempo scompaia, non è che il tempo non esiste, semplicemente cambia il modo di rappresentarlo, e quindi è un po' come un po' nasconderlo sotto il tappeto, ecco, diciamo così. E il... pongo così la questione: il tempo della meccanica classica, della fisica classica, e il tempo della relatività, insomma, di Einstein, e il tempo della meccanica quantistica non è lo stesso tempo, comunque. E la meccanica quantistica riguarda solo che non li coglie assieme, non si possono cogliere assieme la posizione e la velocità, ergo diventa, che è una questione per me, diventa la probabilità. Che cioè, non è... nella fisica classica il tempo è stato trascurato, appunto perché, come diceva Newton, è qualche cosa di costante, uniforme, che scorre indipendentemente da tutto, e quindi, come ho detto anche prima, quando si fanno le misure di una particella, quando dico poi particella in fisica classica, è una particella fisica, quindi un oggetto macroscopico, no? Da non confondere con la particella atomica o subnucleare, che è tutt'altra cosa. Quindi lì, nella fisica classica, il tempo è sempre trascurato. Nelle meccaniche quantistiche, invece, il tempo non si può più trascurare proprio per via del principio di indeterminazione, perché appunto, cioè, se vado a misurare posizione e velocità di una particella, mi accorgo che, cioè, non solo non posso farlo nello stesso istante o anche in due istanti molto vicini, ma nel momento in cui io vado a misurare una delle due grandezze, perturbo, insomma, cambio, opero un cambiamento sulla particella, e quindi se dopo vado a misurare
l'altra grandezza avrò che non è più quella che a cui corrispondeva lo stato dopo la prima misura. Quindi il tempo, appunto, ecco, comincia a diventare evidente che il tempo opera un taglio, perché quando effettuo la misura, a quel punto sì, io cioè, cambio le condizioni dell'oggetto che voglio misurare. Ecco perché si usa la probabilità, perché io appunto. Cioè, nella meccanica quantistica la particella non è più un oggetto macroscopico, non è neanche una versione microscopica di un oggetto macroscopico. Cioè, noi particella pensiamo alla pallina, no? Ma pensiamo a tipo un pallone, una pallina da tennis, la pensiamo piccolissima. No, non è così. Come notava Bachelard, la particella della fisica nucleare è un noumeno kantiano, cioè qualche cosa, una realtà al di là della nostra percezione, ma comunque di cui abbiamo qualche indizio dagli esperimenti. Ma gli esperimenti di fisica nucleare o di meccanica quantistica non è che ci mostrano queste particelle. Ci mostrano sempre degli effetti macroscopici sugli strumenti di misura che vengono interpretati secondo la teoria. E quindi noi, cioè, quando si fa, noi appunto non si sa, vogliamo determinare appunto la posizione di una particella, noi non sappiamo dov'è, non è come appunto una pallina che noi la vediamo e quindi possiamo anche andare a misurarla così, ma noi non sappiamo dov'è. Nel momento in cui misuriamo, la particella si sposta, però ecco, quindi noi quando facciamo la misura, cioè possiamo stabilire che ecco, è stata fatta una misura, è in quella posizione, dopo non sappiamo dov'è, non sappiamo dove prima, non sappiamo dove dopo, ma nel momento in cui abbiamo interagito con la particella per misurare la posizione, sappiamo che è lì. Quindi la probabilità, cioè noi prima possiamo stimare la probabilità. Dopo la misura abbiamo un valore effettivo. Quindi anche lì non è che la probabilità rimane sempre. Cioè, la probabilità è semplicemente qualcosa che avviene prima di effettuare la misura. Nel momento in cui si effettua la misura, a quel punto si toglie ogni dubbio. Ecco, anche lì, secondo me, emerge la questione del tempo, cioè il tempo come taglio. Cioè, prima io non so dov'è, dopo so dov'è, perché ho effettuato la misura. C'è un prima e un dopo, quindi c'è un taglio netto tra il prima e il dopo. E cioè, come taglio è lui la misura quasi, cioè, e nello stesso tempo sembra una caratteristica di tutto ciò che è originario. Non c'è immagine del tempo, ma neanche immagine della materia. Cioè, io ho letto a suo tempo, no, varie ipotesi di descrizione delle particelle e anni fa com'era? Lord Kelvin, cioè un'ipotesi orbitale, poi invece non è più orbitale, poi è ondulatoria. Adesso ci sono teorie molto sulla natura della materia, ma la materia, il tempo. Allora, per la fisica, nella scansione degli eventi, io non so come si fa a parlare di queste robe, ci provo. Nella scansione degli eventi è tale. Il dispositivo e la narrazione che permette ai fisici e a chi poi utilizza la fisica di essere qui che parliamo con degli strumenti digitali, permette di inviare un oggetto da A a B. Poi quella che è la mia questione in tutte queste questioni è un singolare giornalismo che faccio e che mi interrogo sempre su che cosa ne è dell'uomo. Non c'è la fisica dell'uomo, è quello che sto leggendo, nel senso che poi gli umani cercano di sfruttare tutte queste invenzioni per
per portare gli uomini da A a B. Infatti non solo la fisica, che ha una base matematica, ma non è solo matematica, no? C'è una bella differenza tra un matematico e un astrofisico, tra Gödel e Einstein, purché amici, e quindi il rispetto alla vita umana, e come chiamarla, e non sono rappresentabili il tempo, la materia, il linguaggio, non c'è questa rappresentazione, perché se ci fosse qualcuno potrebbe usarlo come uno strumento e farebbe andare gli umani da lì, non ci vanno, si chiama in tutti i modi, ma non c'è questa modalità, mentre invece è importantissimo. Se noi qua siamo con poca acqua e andiamo a prenderla su Marte, non lo so, ok, tutta questa fisica, questa astrofisica è l'intelligenza che occorreva e che occorre per costruire una casa, un'astronave, non costruiremo le case senza la fisica. Non ha... Allora, c'è questa irrappresentabilità del tempo o disponiamo ancora di un tempo nella fisica? Perché in effetti se è taglio è sempre il fisico, monta sempre un dispositivo, perché si perde quasi il dispositivo, sembrerebbe che c'è una logica fisica tale che a un certo punto, se quella logica lì c'è, non c'è neanche più bisogno di fisici, tutto consegnato in un libro, tutto pronto, invece è lavoro, cioè quel che viene fatto per, non c'era prima, proprio per quel tempo che taglia. Io non so se mi ingarbuglio, ma io mi si trovo in queste letture, perlomeno, cioè, non è neanche da inseguire quel tempo che la meccanica quantistica non mette a disposizione, perché non è in quello stesso tempo appunto che avrebbe trovato. E faccio una domanda provocatoria allora, ma no, perché dalle letture intorno all'astrofisica c'è tutta questa tendenza degli astrofisici a quella viene chiamata la teoria unitaria, a unificare relatività, e secondo me è impossibile, ma non è che è un'altra cosa? Cioè, ciascuna volta che nella vita si trova una dicotomia, un doppio taglio, anche leggendola così questa parola, in effetti non è neanche un taglio, è questione del taglio, che non si può portare su qualcosa. C'è un intero di cui l'ipotesi così di parola è anche detta da un non esperto, ma c'è l'ipotesi che onda e particella siano per di così due aspetti della stessa cosa. Verrebbe Eraclito qui e si direbbe sono la stessa cosa, ragazzi. E allora? Se avesse ragione Eraclito a dire che il bene e il male sono la stessa cosa, solo che è stata tagliata in due questa cosa, e questa è la gnosi. Non è che allora formuliamola in modo giornalistico, non è che c'è ancora un compromesso con la gnosi sia nella teoria della relatività che nella teoria della meccanica quantistica? Cioè, bisogna tenere presente, prego. Come ho scritto poi nel libro Le scienze e il linguaggio, pubblicato nel 2015, la fisica, cioè mi richiamavo a Bohr e poi anche a Galileo, cioè la fisica non è dire com'è la natura, la fisica è ciò che noi possiamo dire a proposito della natura, usando la lingua matematica. Quindi non è che, cioè quando si parla onde e particelle sono la stessa cosa, non è che onde e particelle sono la stessa cosa. Ovviamente non sono la stessa cosa, ma sono due diversi modi di parlare della materia, della radiazione, e appunto sono complementari l'uno con l'altro,
ma mutualmente esclusivi, cioè non si possono usare allo stesso tempo. E questo poi si è visto anche dagli esperimenti, che se io appunto faccio due esperimenti tesi a considerare appunto la luce e la radiazione come una particella, ottengo appunto un comportamento corpuscolare. Se faccio invece degli esperimenti tesi a evidenziare le proprietà ondulatorie, ho cioè, in pratica, quindi anche lì, a seconda di come interrogo la natura, se interrogo la natura con l'esperimento, la natura mi dà una risposta che anche lì cioè, è consistente con la domanda che io ho posto. Quindi, però appunto, comunque, cioè, io so che certamente ci sono molti colleghi che invece intendono quella che è la lingua matematica, loro fanno una reificazione della matematica. E quindi pensano proprio, ad esempio, che le particelle, appunto prima accennavo al fatto gli orbitali, c'è gente che pensa che veramente gli orbitali siano la particella, sì, oggi non è più una sferetta, ha delle forme strane che sono queste forme matematiche, c'è gente che è convinta che veramente sia, che esistano veramente, che siano fatti proprio così, cioè a livello microscopico ci siano queste forme bizzarre. Ma questa qui è una reificazione della matematica. Mi torna in mente quel famoso dipinto di Magritte, no? Questa non è una pipa. Ecco, cioè, mi sembra che questo qui cogli anche quello che è la matematica per la fisica, cioè la lingua matematica. Io qua, quando si fa una teoria, appunto la teoria poi non è la realtà, è semplicemente ciò che noi possiamo dire a proposito della realtà fisica. Pertanto, appunto, non, noi la realtà probabilmente non. Cioè, è una parola, come diceva Bohr, è una parola molto complessa che bisogna anche imparare a usare. Quindi, non è così semplice che uno possa pensare, non è la realtà fisica delle percezioni umane, cioè, è qualcosa di molto più complesso. Grazie alla fisica, appunto, agli strumenti di cui oggi disponiamo, noi riusciamo ad estendere le nostre percezioni al di là di quelle che sono i limiti umani e abbiamo moltissime informazioni, cioè, appunto, poi non si pensi soltanto allo spettro elettromagnetico, ma oggigiorno, appunto, arrivano informazioni, cioè le ultime recentissime sono quelle lì con le onde gravitazionali che, appunto, hanno aperto un nuovo modo di studiare l'universo. Però, ecco, sono sempre informazioni che poi vengono elaborate sulla base di teorie, ma ricordiamoci sempre, le teorie fisiche sono comunque ciò che noi possiamo dire a proposito della natura, non sono la natura. Intendere il tempo come taglio e per rivenire al tema, diciamo, dell'intervista che ti avevo fatto quasi 8 anni fa, che era proprio sulla possibilità della macchina del tempo, sulla possibilità di viaggiare nel tempo. Però con questa elaborazione ti trovi oggi molto di più sulla questione che non ci sono linee chiuse del tempo in questa elaborazione oggi. Oggi lo escluderesti, allora eri probabilistico quasi, cioè No, cioè, a livello in cui ci trovavamo non c'era risposta. Oggi però hai più risposto leggendo proprio questo ultimo tuo libro, La fisica del tempo. adesso non ricordo esattamente, che 8 anni sono tanti, non ricordo esattamente cosa dice sul tema, però se non ricordo male mi sembra di aver detto che comunque, cioè che sì, a me come i viaggi nel tempo piacciono come fantascienza, ma non è scienza appunto, i viaggi nel tempo mi sembrava di averli esclusi anche già allora, comunque in ogni caso certamente il viaggio nel tempo non è possibile, anche questo poi l'ho dimostrato già a suo tempo Kurt Gödel, perché nel 49 fece, visto che appunto era amico di Einstein, perché tutti e due erano Princeton, tant'è che facevano spesso delle passeggiate insieme, perché si rispettavano molto a vicenda, e Gödel quindi decise di interessarsi alle equazioni di Einstein,
e trovò una soluzione che pubblicò nel 1949 ed era un universo statico, rotante ma statico. Poi, appunto, alcuni colleghi gli fecero presente che no, l'universo è in espansione, cioè ci sono proprio osservazioni che Hubble aveva già fatto le sue osservazioni negli anni 30, siamo quindi nel 49, già si sapeva che l'universo era in espansione, glielo fece notare, quindi Gödel cambiò le sue soluzioni inserendo anche l'espansione. Questo è un lavoro pubblicato, fu presentato l'anno successivo al Congresso internazionale dei matematici e pubblicato poi 2 anni dopo, nel 52. E quindi se nella prima soluzione, quindi l'universo statico, c'erano delle linee temporali chiuse, aggiungendo l'espansione cosmologica, le linee temporali chiuse scompaiono. Quindi, con tutta la buona volontà, il fatto che l'universo si espanda, già quello elimina la possibilità di viaggiare nel tempo. Uno potrebbe ancora, cioè, poi occorre anche tenere presente che il tempo è associato all'energia, quindi l'energia è sempre positiva, tant'è che la massa è positiva, l'attrazione, la gravità è sempre attrattiva. Quindi, uno per viaggiare nel tempo dovrebbe trovare una qualche forma di energia negativa che allora consentirebbe di viaggiare nel tempo. Il problema è che anche lì andare indietro nel tempo, come faccio notare nel libro, perché anche lì io vedo tanti colleghi dicono: ah, le equazioni della fisica, le equazioni fondamentali della fisica sono invarianti rispetto al tempo, quindi puoi andare in un verso o nell'altro, però. Noi invece osserviamo che c'è una freccia nel tempo perché vediamo che appunto l'entropia e tante altre cose. Ecco, la questione, come faccio notare nel libro, la questione è che la gente toglie il tempo dalle equazioni e poi dopo dice: ah, il tempo, le equazioni sono invarianti rispetto al tempo, per forza hai tolto il tempo e quindi. Ma nel momento in cui uno inserisce l'effetto del tempo, che l'effetto del tempo è dissipazione di energia, perché l'energia è ciò che ci fa traslare nel tempo. L'effetto del tempo è quindi dissipazione di energia. Se uno toglie, quindi se abbiamo, insomma, un pendolo isocrono, se uno, faccio appunto questo esempio nel libro, cioè il pendolo isocrono, che è la base dell'orologio a pendolo, no? Però sì, uno prende l'equazione matematica in condizioni ideali, senza attrito, il pendolo non si ferma mai. Ma nella vita reale sappiamo che uno doveva caricarlo. Oggi gli orologi hanno delle batterie inserite perché bisogna comunque dare energia perché altrimenti si ferma tutto. Però quindi, infatti, se nell'equazione del pendolo isocrono inserisci l'attrito, cioè la dissipazione di energia, anche lì si vede che il pendolo si ferma. Quindi, ecco, cioè, lo stesso quindi quando noi consideriamo voler andare indietro nel tempo, che lì dobbiamo tener conto quindi che se l'effetto di andare avanti nel tempo è dissipazione di energia, andare indietro nel tempo bisogna anche lì tener conto, non si cambia semplicemente verso al parametro t nell'equazione, non è che prima metti più t e dopo metti meno t. Perché appunto io posso, non so, se cammino in una certa direzione e poi dopo torno indietro sui miei passi, esattamente proprio posso anche proprio andare lì a misurare e riprendere esattamente i miei passi che ho fatto, quindi tornando indietro, ma così non è che vado indietro nel tempo. Perché ancora una volta io comunque dissipo energia, sto andando avanti nel tempo, torno indietro sui miei passi, ma vado avanti nel tempo. Se io voglio andare indietro nel tempo, vuol dire che devo anche invertire la dissipazione di energia, che a quel punto diventa accumulazione di energia. Quindi non è semplicemente un fatto di avere energia negativa, è che bisogna avere proprio un'inversione nell'energia che da dissipazione diventa amplificazione. Quindi anche lì andare indietro nel tempo vorrebbe dire amplificare l'energia. Ovviamente diventa una cosa fisicamente impossibile. Bene, ci sono evidentemente
molti elementi che per lettura mi porterebbero più avanti magari su altri dettagli a porre questione. E ce n'è una in particolare sulla, come dire, sulla struttura del linguaggio matematico rispetto a questi impieghi. Lascio il quesito, però mi accorgo che già, come dire, non sarà un'intervista, benché, come dire, hai usato un linguaggio, diciamo, il più semplice possibile. E sono montagne, però, che viaggiano anche tra queste parole, per cui la mia questione in futuro magari sarà, sto coltivando sulla questione che ho letto in vari autori, in vari matematici anche recentemente, sulla natura della, cioè non ci sarebbe quasi matematica senza la nozione di ricorsività. E allora su questo tema, ma che già è più complesso di quello di prima quasi, va bene? Cioè, oppure ha quelle complessità lì che sono particolari, però argomentando anche prima, perché in effetti non è che sia una ricerca usuale, però sono inciampato su questa questione che dalla psicanalisi viene come questione della ripetizione, che non ha lasciato tranquilli nemmeno gli psicanalisti. E io ho, appena prima di salutare, accenno però che leggendo qualche cosa degli astrofisici non è la tesi consueta, non è l'elaborazione consueta quelli che hanno ascoltato questa intervista si sono giunti sino qui, cioè sei un ricercatore che ha una ricerca che è singolare e quindi richiede un approccio o come dire, un'apertura per provarsi a intendere. Chiaro, uno arriva con l'idea che il tempo, che con il delta T se la cava, sono tutti istanti uguali, ok, si ferma a Einstein, allora la meccanica quantistica non sarebbe nemmeno mai cominciata. Non so. Sì, secondo me appunto nella meccanica quantistica più che nella relatività, la relatività è importante oltre al lavoro di Gödel, ma la relatività è importante anche perché fa notare come cambia il ritmo del tempo. Anche questo è importante proprio per sganciarsi alla concezione newtoniana di tempo costante uniforme. Nella relatività il tempo cambia il suo ritmo a seconda che uno si stia muovendo a grandi velocità oppure a seconda se uno è in prossimità di grandi quantità di energia. Quindi questo ad esempio è anche dimostrato, cioè noi lo vediamo nella vita di tutti i giorni perché ormai ciascuno di noi ha uno smartphone con un GPS incorporato e questo il Global Positioning System appunto tiene conto di fa delle correzioni relativistiche perché l'orologio che è sul satellite ha un ritmo differente rispetto agli orologi che sono qui sulla Terra. E inoltre il fatto che il satellite viaggi a una certa velocità in orbita anche lì comporta un ritmo differente rispetto a, fra l'altro sono differenze minime. Grazie ancora a Luigi Foschini.